La discesa verticale continua, il Teramo chiude come peggio non si potrebbe il 2021, perdendo in casa contro la Virtus Entella e facendo salire a 11 le reti incassate negli ultimi 270 minuti senza mai andare a segno. Un'involuzione ormai senza limiti, quella della squadra di Guidi, salvata solo dagli altri risultati che la tengono alla quintultima casella. Come nelle previsioni, il tecnico vara il 3-5-2 con Birligé e Bernardotto davanti, fuori gli esterni con Rosso neppure convocato. Dall'altra parte in panchina va Capello con Volpe che sceglie Morosini e avrà ragione. Diavolo ferito a tre giorni dalla debacle di Reggio Emilia, che prova con il diagonale di Bernardotto in apertura al lato. Dalla parte ligure Lescano il più attivo, scalda i guantoni di Perucchini al quarto, mentre all'ottavo, servito da Mercai, alza decisamente la mira. Ma è proprio Morosini, l'uomo in più della Virtus Entella, al sedicesimo raccoglie un servizio aereo di Coppolaro, controlla ma spedisce fuori un diagonale da posizione invitante. È al 25esimo però che la mira è quella giusta, quando Caric lo serve da destra e il piattone lascia impietrito Perucchini per il vantaggio ospite. La reazione del Teramo è più di nervi, Diavolo che crea poco e anche quando potrebbe, come con Birligé al 40esimo sbaglia la scelta al momento decisivo. La ripresa ricalca più o meno lo stesso spartito, Lescano apre le danze con una conclusione complicata e alta, il Teramo si fa vedere finalmente con la girata aerea di Bellucci imbeccato dal corner di Mungo che dà solo l'illusione del gol. Impressione che invece si fa realtà ma dalla parte opposta al 60esimo. Quando Azio Osmanovic si dimentica Mercai che deposita in rete il raddoppio, nonostante la scivolata alla disperata di Piacentini che non riesce ad evitare che il pallone varchi la linea di porta. Lo stesso Piacentini che di petto salva poco dopo, stavolta su Lescano. Entella padrone assoluto del campo con Guidi che inserisce Di Dio e Buà spostando Azio Osmanovic in mediana ma senza trovare le risposte che servirebbero. Anche perché quando l'occasione arriva, come al minuto 82, Bernardotto manca lo specchio della porta dopo il controllo e assist di Mungo. Ma è l'ultimo assalto di un 2021 nero, nerissimo, una crisi senza fine e un futuro ancora più nebuloso che fa davvero spavento.